sanità si può andare verso un superamento del commissariamento? Beh, diciamo tutto è possibile, è chiaro che dovremo ora vedere i risultati ottenuti diciamo, negli ultimi mesi, è chiaro che abbiamo avuto un'emergenza, l'emergenza Covid, che ha cambiato un po' le carte in tavola. La Calabria tuttavia ha risposto molto bene, soprattutto durante l'emergenza, è pur vero che l'onda diciamo, dell'infezione, l'onda dell'epidemia non è arrivata nel centro e nel sud come purtroppo nelle regioni come accaduto nelle regioni del nord, però la risposta è stata ovviamente diversa da area a area, ma insomma la risposta vi è stata. Ora vediamo con tutti i finanziamenti che arriveranno in sanità come dovranno essere distribuiti. È chiaro che la Calabria merita, dico, particolare attenzione, come tutte le regioni che hanno avuto un commissariamento e che hanno dei problemi atavici ormai cronici che diciamo, ne riducono la potenza di fuoco, quindi vedremo ora nei prossimi mesi. Allora, qui si parla sempre del MES come la soluzione a tutti i problemi, diciamoci la verità, il MES ha un trattato alle spalle, un trattato con due articoli che potrebbero mettere dei vincoli una volta ottenuti i soldi. Ora, sebbene si dica che non vi sono vincoli, la verità è che se non cambia il trattato, non so, a distanza di 4, 5, 6, 7 anni potrebbero essere messi dei vincoli tali per cui quei soldi che tu hai preso diventano un cappio magari in qualcos'altro che possono essere, non so, la scuola, la sanità. Quindi attenzione, il MES è uno strumento probabilmente inadatto per quel che serve ora con quei vincoli che sono ancora presenti negli articoli. Ministro, tante volte si dice che la Calabria ha bisogno di ascolto, ma non è forse arrivato il momento di agire per la Calabria invece solo ascoltare? Allora, voi sapete quanto ho a cuore la Calabria e l'ho dimostrato fin da subito facendo delle visite. Poi è arrivato purtroppo il Covid, ripeto, ha un po' sbagliato le carte, quindi la Calabria non va solamente ascoltata, bisogna essere presenti. Il governo è presente, diciamo, i commissari stanno lavorando bene. La nostra presenza, il fatto pure che io sia qui oggi, che non vengo a titolo personale ma insomma rappresento il governo, significa che non solo siamo pronti ad ascoltare ma dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare. Ora ripeto, questi ultimi mesi hanno visto l'Italia con uno tsunami che è stato quello del Covid e quindi le cose sono cambiate, però dobbiamo far sì che questa opportunità, purtroppo abbiamo avuto 35.000 morti, ma l'opportunità che deriva dal Covid con i soldi che arriveranno dovranno essere distribuiti sul territorio e far ripartire quella sanità che negli ultimi 10 anni ha subito troppi tagli, poi c'è chi li chiama tagli, chi li chiama sottofinanziamenti. Un risultato è certo, la sanità ha ricevuto 30-35 miliardi in meno del necessario negli ultimi 10 anni. Vice Ministro, negli ultimi giorni si è registrato questo aumento dei casi. Ma vede, sembra io l'impressione che ci sia comunque allora un controllo, un monitoraggio attento, però come allora vede, io fin da sono mesi, ormai chi mi conosce lo sa, non vado a vedere i numeri giornalieri, possono esserci delle variazioni e non starei a seguire i numeri di ogni giorno, innanzitutto perché seminano panico, ma soprattutto se non vengono spiegati. Anche mia madre, la persona che è a casa, dice: oddio, stanno aumentando i contagi, devo rimanere dentro casa. Quello che conta è l'impegno del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Se andate a vedere l'impegno in numeri di posti letto in terapia intensiva, il numero di posti letto occupati in ospedale, vedete che vi è stabilità, il che significa che questi nuovi contagi, nella stragrande maggioranza dei casi, sono contagi, non sono malati, e quindi questo è chiaramente incoraggiante. È pur vero che vengono colpiti i soggetti più giovani, che sono molto più resistenti all'eventuale sviluppo di malattia. I numeri saliranno, questo secondo me è inevitabile, ma non avremo mai, secondo me, un'ondata come quella che abbiamo vissuto a febbraio e a marzo, perché già vede, qui intorno a me siamo un po' troppo vicini a dire il vero, però ci siamo per meno di 15 minuti e abbiamo tutti la mascherina. Faccio fatica a pensare che qualcuno di noi infetto con l'utilizzo della mascherina, avendo disinfettato le mani all'entrata, riallontanandoci fra un po', possa trasmettere il virus a qualcun altro. Quindi anche se i contagi aumentano, è un passaggio controllato del virus, un passaggio che non impegna significativamente il Servizio Sanitario Nazionale, non vedrà un numero di morti come quello che abbiamo visto a marzo. Sarei più preoccupato se il virus entrasse senza protocolli adeguati all'interno degli ospedali, all'interno dell'RSA. Questo è quello che è accaduto quando è entrato prepotentemente attaccandoci alle spalle mesi fa. Questo non, oggi non è più possibile. Resta la preoccupazione sulla riapertura delle scuole.
Guarda, io non sono preoccupato dell'apertura delle scuole, tanto più o tanto meno di tantissime altre attività quotidiane. È chiaro che la scuola deve ripartire in sicurezza, il rischio deve essere minimizzato. Oggi nei libri di medicina c'è una malattia in più, che è quella che viene determinata da questo nuovo coronavirus. Dobbiamo conviverci. Convivere significa attuare quelle regole che sono state ovviamente date, cercare di ricordarsele sempre e limitare quanto di più i rischi, soprattutto di portare il virus non solo a casa, ma a casa dei nostri anziani o dei nostri malati, che sono quelli più fragili. Ministro, che potete fare col generale Botticelli, che anche i 5 Stelle non vogliono, hanno rifiutato? Guardi, io questo che sta dicendo lei me lo sta, diciamo, dicendo lei, e ovviamente sono delle considerazioni che qualcuno può aver fatto. Io credo che il Movimento 5 Stelle l'ha detto pubblicamente. Qualcuno l'ha detto pubblicamente, io aspetterei di, diciamo, di vedere i risultati, e incontrerò poi il generale non questa settimana ma quella successiva. Grazie. Grazie.